радости моя. La pietra chiara, bianca e la luce di Dubrovnik. La città croata, definita dal poeta inglese Lord Byron perla dell'Adriatico, ha un patrimonio artistico e culturale talmente ricco da aver spinto l'UNESCO a dichiarare Ragusa, questo è il nome in italiano, patrimonio mondiale dell'umanità. Le mura, imponenti, la rendono unica. Passeggiando per i vicoli si respira un'atmosfera medievale. Viali lastricati, case a due piani, chiese, fontani e musei fanno di Dubrovnik una delle mete più ricercate nel Mediterraneo. Il nostro paese è radicalmente cambiato dopo la guerra. Tra pochi giorni festeggeremo il 30° anniversario della nostra indipendenza. Ormai si è ripresa in pieno da quello che sono stati i danni causati dalla guerra, infatti già qui sembra come che non fosse mai accaduto, se non ci fossero i vari monumenti che ce lo fanno ricordare, perché non bisogna dimenticare quello che c'è stato. Dal 1996 è partita la ricostruzione e oggi Dubrovnik offre hotel, musei e monumenti completamente ristrutturati. Al centro della piazza principale invece si trova la grande fontana d'Onofrio, costruita nel 1438 dall'architetto napoletano Onofrio della Cava, scelto alla fine del Medioevo per la realizzazione dell'acquedotto cittadino. Le nostre infrastrutture ci consentono di ospitare ogni genere di turista. Specialmente nei mesi estivi registriamo un picco di visitatori giovanissimi. Dubrovnik è la città del Summer Festival, che quest'anno raggiunge il traguardo della 62esima edizione. Al calar della sera la città, meta ideale per ogni tipo di turista, si trasforma. Lo Stradun, il corso principale, riflette le luci della notte, accompagnando i turisti lungo bar, ristoranti e discoteche in un'atmosfera dal fascino unico e misterioso. Venite a Dubrovnik perché trovate una città, una delle città più belle del mondo. Benvenuti. На прозо неба война, хоружа пролетна.